Ciao ragazzi, oggi visitiamo la città di Palermo. Come sempre ti invito, se il video che stai per vedere ti piacerà, a mettere un mi piace al video, a iscriverti al canale e ad attivare la campanella così da non perderti i prossimi contenuti. Iniziamo! Nonostante sia febbraio, vedrete da questo video che Palermo è una città che merita di essere vista sicuramente anche di inverno. In questo rendering vi mostro già in anticipo l'itinerario che andremo a svolgere. Partiremo da Piazza Politeama visitando l'omonimo teatro, ci metteremo poi in via Ruggero VII per arrivare di fronte al Teatro Massimo, da qui imboccheremo via Macheda fino ad arrivare ai Quattro Canti e alla bellissima Piazza Pretoria. Svolteremo poi a destra lungo via Vittorio Emanuele proseguendo fino alla meravigliosa Cattedrale di Palermo. Andremo poi oltre, sempre avanti, fino al Palazzo dei Normanni, dove è contenuta la Cappella Palatina. Passando poi sotto Porta Nuova ripercorreremo i nostri passi lungo via Vittorio Emanuele fino ad arrivare a Porta Felice, che ci darà l'accesso al mare e al lungo Foro Italico. Qui, attraversato il Foro Italico, passando per il quartiere della Calza, arriveremo fino alla stazione centrale, dove si trova anche il quartiere di Ballarò, dove andremo a visitare l'omonimo e storico mercato. Dopodiché imboccheremo via Roma e ci dirigeremo verso la Vucciria, dove si trova un altro mercato storico della città, anche se adesso è adibita più che altro a zona turistica. Sboccheremo poi in piazza San Domenico e da qui, ragazzi, il nostro viaggio si concluderà ritornando poi al Teatro Massimo. Quindi, che dire, non c'è tempo da perdere, iniziamo il nostro percorso. Come detto, il nostro viaggio all'interno della città inizia dal Teatro Politeama Garibaldi, che è il teatro alle mie spalle. Questo teatro fu inaugurato alla fine del 1800 e fu per circa un ventennio il teatro lirico principale della città, prima che questo ruolo gli venisse sottratto dal Teatro Massimo. È un teatro davvero imponente e gli elementi che sicuramente colpiscono di più sono il colonnato e l'arco centrale d'ingresso. Questo arco è stato realizzato seguendo gli schemi dell'architettura trionfale di tipo classico e sopra questo arco si trova infatti un elemento tipico dell'architettura e della scultura trionfale, cioè una quadriga, che è guidata dal dio Apollo accompagnato dalla musa Euterpe, e non è una figura casuale quella di Apollo, che è il dio della poesia. A fiancheggiare questa quadriga si trovano invece poi due cavalieri che rappresentano i giochi olimpici. Adesso lasciamo questa piazza e attraversando via Ruggero VII ci dirigiamo verso il meraviglioso Teatro Massimo. Adesso stiamo passeggiando per via Ruggero VII, alle mie spalle c'è Piazza Politeama, ma questa è una via che è pedonale tutto l'anno e quindi è sempre, diciamo, luogo di lunghe passeggiate. Ci troviamo ora nella Piazza del Massimo e sono di fronte a uno dei teatri più belli d'Italia. Questo è il teatro lirico più grande d'Italia, uno dei più grandi d'Europa ed è sicuramente un fiore all'occhiello per la città di Palermo. Sul fronte del teatro si possono poi notare due figure che cavalcano due leoni che rappresentano l'allegoria della tragedia e della lirica. Tra l'altro questo è un teatro che sicuramente merita di essere visto anche al suo interno perché è veramente spettacolare. Io è una cosa che adesso non sono riuscito a fare, ma ci andai all'epoca 6 anni fa, quindi vi posso mostrare delle foto che scattai all'epoca, perdonate nella qualità, erano altri tempi, e appunto, ripeto, è sicuramente un posto che merita di essere visto. Il sopra del teatro è affrescato, parliamo di 5 ordini di palchi, quindi un teatro veramente maestoso. Ah, un'altra curiosità alla quale mi sento di dare spazio è che nel 2015 il Teatro Massimo ha firmato un accordo sindacale che prevede che anche i dipendenti appartenenti alla comunità LGBT siano riconosciuti i permessi matrimoniali, ed è stata una cosa innovativa perché non molti teatri lo prevedono, e questo è un teatro che è sempre stato sensibile a queste tematiche. Infatti ogni anno durante la settimana di celebrazione del Pride il teatro si tinge coi colori arcobaleno. Dunque adesso salutiamo il Teatro Massimo e proseguiamo per via Macheda direzione Quattro Canti. E qui stiamo camminando in via Macheda, che è la via che porta ai Quattro Canti, e come vedete è una zona molto frequentata e anche molto turistica. Ci sono tutta una serie di ristorantini, attenzione però ai prezzi perché sono molto turistici, soprattutto alle portate fuori menù. E niente, adesso proseguiamo verso i Quattro Canti. Ed eccoci qui arrivati, questa qui è Piazza Villena, ma conosciuta da tutti come i Quattro Canti. E qui si intersecano le due vie principali del centro storico, che sono via Macheda e via Vittorio Emanuele, dividendo proprio a partire da questa piazza la città in
in quattro parti, in quattro quartieri, chiamati mandamenti. Gli edifici invece, che sono detti cantoni, sono risalenti al 1600, sono ciascuno diviso in tre blocchi. Nel blocco inferiore, che è in stile dorico, si possono trovare le fontane che rappresentano i quattro fiumi di Palermo, sormontate dalle quattro statue che rappresentano invece le stagioni. Nel secondo blocco invece si rinvengono le figure di quattro reali, che sono i re spagnoli, ma bisogna notare un particolare, che uno di questi non ha la corona ma bensì l'alloro. Si tratta infatti dell'imperatore Carlo V. Nel terzo blocco, in stile corinzio, si trovano invece le quattro sante protettrici dei singoli mandamenti, quindi dei singoli quartieri. E la particolarità di questa piazza è che ad ogni ora del giorno, durante tutto l'anno, almeno una delle facciate di questi edifici viene illuminata dal sole. E poi, ultima curiosità per gli appassionati del genere, questa piazza compare anche nello spot del videogioco automobilistico Gran Turismo 7. E dai quattro canti facciamo letteralmente 20 passi per arrivare in Piazza Pretoria. Siamo arrivati adesso a Piazza Pretoria, detta anche Piazza della Vergogna, e alle mie spalle potete osservare la Fontana Pretoria. E pensate che questa fontana che vedete nelle immagini in realtà non fu costruita qui dove la vedete ora, ma fu costruita a Firenze per adornare una villa fiorentina. Fu poi acquistata dal Senato palermitano e ricollocata, tra l'altro cambiandone la forma originaria, qui in Piazza Pretoria. E questa piazza, come vi anticipavo prima, è nota anche come Piazza della Vergogna. Questo perché in questa fontana sono presenti numerose statue raffiguranti uomini, donne e divinità completamente nude. E oltretutto alcune di queste statue risultano anche evirate. E intorno a questo è nata una leggenda che vuole che vicino a questa piazza adiacente ci fosse un monastero di monache di clausura che, scandalizzate dalle nudità di queste figure, durante la notte evirarono appunto alcune di queste figure. A delimitare poi questa piazza si trovano il Palazzo Comunale e la Chiesa di Santa Caterina. Da Piazza della Vergogna adesso imbocchiamo via Vittorio Emanuele e ci dirigiamo verso la cattedrale. Tra l'altro, mentre ci dirigiamo alla cattedrale, ci tenevo a segnalarvi la chiesa che vedete alle mie spalle, che è la chiesa di San Giuseppe di Teatini, perché dentro è veramente spettacolare, quindi se la trovate aperta mentre vi dirigete alla cattedrale, assolutamente entrateci. Siamo arrivati nella piazza della maestosa cattedrale di Palermo, che si trova alle mie spalle e fa parte del percorso arabo-normanno riconosciuto dall'UNESCO, ed è considerata un po' il libro di storia di Palermo, perché tutti i popoli e le dominazioni che sono passate da questa parte della Sicilia hanno lasciato il segno del loro passaggio proprio in questo edificio. Quindi adesso andiamo insieme a esplorarla e osservarla meglio. La costruzione della cattedrale risale al 1184, ma già prima qui sorgeva una basilica, poi divenuta moschea sotto il dominio saraceno del IX secolo, e infine fu poi realizzata la cattedrale. Modificata, restaurata e impreziosita durante il corso dei secoli, è stata un po' la tela di diversi artisti. La presenza di numerosi stili, così come l'enorme attenzione al dettaglio, sono evidenti all'occhio di chiunque. All'interno si trovano poi le tombe reali, che ospitano le salme dei monarchi siciliani, ed è poi custodita l'urna con i resti della santa patrona della città, Santa Rosalia, che ogni anno il 15 luglio viene portata in processione attraverso le vie della città. Adesso andiamo a visitare la cattedrale anche al suo interno, ma vi premetto già che l'interno, a differenza della parte esterna, è molto più spoglio e di uno stile molto più austero. Lasciata la cattedrale di Palermo, ci dirigiamo adesso verso Palazzo dei Normanni, passando sotto Porta Nuova, che è la porta che vedete alle mie spalle, che fu costruita in onore dell'ingresso di imperatore Carlo V nel 1535. Ma vattene. Che fu costruita in onore dell'imperatore Carlo V, che nel 1535 fece ingresso a Palermo dopo la sua trionfale campagna d'Africa. Sulla porta infatti potete notare quattro figure che raffigurano i Mori, cioè il popolo soggiogato proprio da Carlo V durante la campagna tunisina. Ed eccoci qui alle mie spalle, il Palazzo dei Normanni. Purtroppo ci troviamo sul retro del palazzo, perché la parte anteriore era totalmente sotto restauro. E anche questo è un palazzo che ha una storia millenaria. Si dice che i primi mattoni furono posati già in epoca fenicia. A fine del IX secolo poi gli arabi costruirono qui una roccaforte e successivamente i normanni conquistarono Palermo, sottraendola agli arabi, e il re normanno Ruggero II, figlio del re conquistatore Ruggero di Altavilla,
dopo essere stato incoronato primo re di Sicilia, trasformò questa fortezza nel Palazzo Reale, e da qui il nome Palazzo dei Normanni. Al suo interno sorge la Cappella Palatina, cioè la cappella personale dei reali, che è un capolavoro dell'arte medievale in stile bizantino, con dei mosaici dorati veramente meravigliosi, ed è tra le opere d'arte di questo periodo meglio conservate in tutto il mondo. Mentre parlo state vedendo delle immagini prese al suo interno che io scattai qualche anno fa, quindi anche qui perdonatene la qualità, però così potete almeno avere un'idea di che cosa si sta parlando. Bene, lasciamo adesso Palazzo dei Normanni e torniamo sui nostri passi percorrendo via Vittorio Emanuele fino alla Porta Felice che ci porterà al Foro Italico, quindi al lungomare palermitano. Stiamo percorrendo adesso via Vittorio Emanuele facendo lo stesso percorso che fa il carro di Santa Rosalia durante la festa patronale qui a Palermo, che è una festa molto sentita, e ci dirigiamo adesso verso Porta Felice, che è la porta alle mie spalle, per arrivare poi al Foro Italico. Eccoci qui, siamo arrivati a Porta Felice, che è questa porta del 1600 che veniva lasciata sempre aperta durante il periodo estivo per consentire all'aristocrazia palermitana di trascorrere le serate nel lungomare e poi rientrare quindi a ore tarde. Alla destra della Porta Felice si trovano invece le mura delle cattive, cattive da intendere qui alla latina come captive, cioè prigioniere. Si faceva riferimento alle vedove prigioniere del proprio dolore, che sopra questa lunga terrazza avevano la possibilità di percorrere il lungomare palermitano, tenendosi invece a una debita distanza dal resto della popolazione, che invece camminava nella parte sottostante. Sotto le mura delle cattive, tra l'altro, ci sono diversi locali, diversi bar dove poi si può gustare magari una brioche col gelato tipica di Palermo. E ci troviamo adesso al Parco del Foro Italico, che è un luogo di grande aggregazione per la comunità cittadina. Qui si ritrovano ragazzi per trascorrere il tempo insieme, per fare sport, per giocare, anche per prendere il sole, che vi assicuro che è una cosa che a Palermo si può fare anche a febbraio. E poi di fronte al Foro Italico si trova appunto il mare. Lasciamo adesso il Foro Italico e, passando attraverso il quartiere della Calza, che è un quartiere storico e popolare anche di Palermo, ci dirigiamo verso il quartiere di Ballarò. Ah, e a sorpresa, mentre camminavo per le vie della città, guardate cosa ho trovato alle mie spalle, cioè il carro di Santa Rosalia. Ne viene costruito uno diverso ogni anno e durante la festa patronale viene fatto sfilare per le vie della città fino ad arrivare, come vi accennavo prima, a Porta Felice. Attraversato il quartiere della Calza, ci siamo immessi in via Lincoln e siamo arrivati alla stazione centrale. Da qui proseguiamo il nostro cammino verso il mercato di Ballarò. Ed eccoci qui, ci stiamo addentrando nel mercato di Ballarò, che vedrete è un mercato storico, principalmente ortofrutticolo, ma è diventato anche un luogo turistico perché appunto è famoso, e quindi tutti i turisti che si recano a Palermo fanno sempre un salto da queste parti. Ah, e restando in tema di mercati, un mercato che sicuramente va visto è il mercato del Capo. Personalmente lo ritengo anche più bello del mercato di Ballarò, quindi veramente fateci un salto. Devo dire che da un po' che non entravo al mercato del Capo e, ragazzi, assolutamente a Palermo, se dovete scegliere quale mercato vedere, il Capo vince onestamente a mani basse. Lasciamo adesso il folklore di Ballarò per raggiungere via Roma direzione Bucceria. Tra l'altro Palermo ha una quantità di chiese veramente spettacolare al loro interno. Una di queste è quella alle mie spalle, che è la chiesa del Gesù di Casa Professa. Ovviamente non possiamo fermarci in tutte le chiese, magari vi scrivo da qualche parte quelle che secondo me sono le chiese più belle da vedere all'interno. E sempre a proposito di chiese, mi trovo in piazza Bellini e alle mie spalle ci sono due chiese appartenenti al percorso arabo-normanno. Alla mia sinistra c'è la chiesa di San Cataldo e alla mia destra invece la chiesa della Martorana, che merita sicuramente di essere vista anche qui al suo interno. Ah, e tra l'altro ne approfitto e dico una cosa che dico sempre nei miei video: quando visitate un posto va bene seguire gli itinerari turistici, però cercate sempre di trovare il modo di perdervi nei vicoletti, nelle zone più sperdute, perché sono quelli che secondo me restituiscono un'idea più autentica dei luoghi che visitate. E da via Roma adesso giriamo a destra ed entriamo nel quartiere della Bucceria, un quartiere storico e famoso per il mercato a Palermo, anche se adesso è diventata una zona più che altro turistica e di movida serale. E qui tra l'altro un ottimo posto per assaggiare le stigliola, vedete alle mie spalle le stanno preparando, che sono un prodotto tipico e non sono altro che delle budella di agnello. E qui dove sto camminando adesso la sera si riempie veramente di persone e la movida, come dicevo, si scatena. Adesso stiamo uscendo dalla via principale per entrare in piazza San Domenico. E con questa bellissima piazzetta San Domenico terminiamo il nostro tour per la città di Palermo. Adesso ci dirigeremo verso il Teatro Massimo, concludendo quindi il nostro itinerario.
E dunque ragazzi, che dire, in questo video ho cercato di raccontarvi la città passando dalle sue bellezze architettoniche a quelle legate più alla tradizione e al folklore, ma sicuramente una cosa che ho messo di fare è quella di parlarvi dell'arte culinaria di questa terra. E quindi per evitare di dilungare il video a dismisura vi lascio una grafica che potete guardarvi con calma mettendo in pausa il video, dove vi scrivo quelli che sono secondo me i prodotti assolutamente da assaggiare se vi recate qui a Palermo. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, ci vediamo al prossimo video, ciao!